Mercoledì 27 maggio 2020, io sono Dario Colombo. Buongiorno, io sono Chiara Lupi e questo è il buongiorno di Parole di Management. Arrivano le condizioni dell'Unione Europea per il Recovery Fund, soldi e prestiti solo a chi fa vere riforme, dice l'Europa. Oggi ci sarà la proposta di von der Leyen, la Commissione poi emetterà il bond, trattativa ancora in corso però sulla cifra complessiva del fondo. Buongiorno a tutti, buongiorno anche Chiara Lupi. Buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il tema degli aiuti da parte dell'Unione Europea. La Banca Centrale Europea ha avvertito che l'aumento del debito pubblico rischia di accrescere le pressioni su paesi più vulnerabili dell'Eurozona e l'Italia ovviamente è tra questi. Il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dice che il piano deve cambiare l'Europa oppure il Parlamento non lo voterà. Non ci devono però essere vincoli per chi chiede aiuto, è la sua tesi. Bruxelles deve vigilare solo sulla coerenza degli impegni. Intanto le distanze tra i paesi più colpiti dalla pandemia e quello del fronte frugale, quelli dei paesi del nord, restano ancora molto ampie. Secondo fonti europee, difficilmente si giungerà ad un accordo sul fondo al Consiglio europeo di giugno. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha anticipato il piano di riforme che l'Italia presenterà in Europa per avere questi aiuti da parte di Bruxelles. I punti chiave sono potenziare gli investimenti, cambiare la giustizia, riformare il fisco, semplificare la burocrazia. È un piano davvero molto molto interessante, ma mi pare davvero esageratamente impegnativo visto la situazione che stiamo affrontando, ma prendiamo atto della volontà di riformare il paese che ne ha veramente bisogno. Sul tema ripartenza c'è una leva che potremmo utilizzare, che è quella dell'economia circolare. Sì, e questo lo sottolinea Maria Cristina Fiorzana, vicepresidente di Confindustria con delega all'ambiente. Sostiene che se c'è una speranza, una prospettiva positiva per l'ambiente e la sostenibilità, quella speranza si chiama industria. Tre le sono le direttrici sulle quali bisognerebbe poggiare: normativa, tecnologica e una leva culturale. È indispensabile. Sostiene anche una proroga del piano transizione industria 4.0 che sostiene in modo significativo i costi delle imprese. Bisogna spingere ricerca e innovazione, va costruita su questi temi una cultura non pregiudiziale, non ideologica. I settori che generano maggiore quantità di rifiuti speciali sono le costruzioni e le depolizioni, con 71 milioni di tonnellate, pari al 42,5% totale del prodotto. Le attività manifatturiere generano il 19,9% di rifiuti speciali. A livello regionale la maggiore produzione è della Lombardia con il 22,5%. Il presidente di Ispra, l'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, Antonio Laporta, sottolinea che proprio la crisi legata all'emergenza sanitaria ha dimostrato che la ripresa passa attraverso una transizione ecologica sia in Italia sia naturalmente all'interno dell'Unione Europea. Grazie alla diffusione dell'economia circolare si contribuisce in maniera decisiva a mantenere in equilibrio il ciclo dei rifiuti, quindi l'industria come prima protagonista dell'economia circolare. Sulla povertà è un allarme, un nuovo allarme arriva dal Censis: 6 famiglie su 10 temono di perdere il lavoro, il 42,3% delle famiglie ha visto ridursi il reddito in questa fase di emergenza e il 23,4% ha usufruito della cassa integrazione. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha ammesso che le misure assistenziali non bastano, bisogna in realtà creare lavoro buono, l'ha definito, e la sfiducia è colpa della politica, però dice no a uno stato di polizia. Sul tema della ripartenza e del post-emergenza, un altro alleato oltre all'economia circolare, in questo caso è rappresentato dall'Internet delle cose, dall'IoT. Certo, un alleato se non l'unico, almeno il migliore per affrontare questa emergenza con il coronavirus. Al lockdown può far da contraltare un unlock, cioè una ripresa dell'attività per la quale la sicurezza rimane comunque la vera sfida. Un'indagine di cui ci riporta questa mattina il Sole 24 Ore riporta come gli italiani desiderino ritornare negli ambienti fisici, non solo per lavorare ma anche per acquistare
puntare, però è fondamentale per attirare nuovamente i consumatori in negozio, puntare sulla sicurezza. Quindi è fondamentale avere dei dispositivi che questa sicurezza la garantiscono, quindi sistemi per rilevare la temperatura corporea, soluzioni per gestire spazi interni e misurare in tempo reale la concentrazione di persone attraverso dispositivi wearable o tramite app, quindi strumenti anche per la purificazione degli ambienti di lavoro. Quindi c'è anche un'esigenza di evitare l'affollamento delle mense, e la chiave di tutto sta nel concetto di IoT, di Internet of Things. Prima dell'emergenza coronavirus il mercato italiano degli oggetti connessi aveva raggiunto il valore di 6,2 miliardi di euro, e la pandemia può rappresentare una spinta importante. L'obiettivo è raccogliere grandi quantità di dati che possono essere utilizzati per sviluppare servizi di valore o di potenzialità. Sul tema salute si dice che l'eredità permanente, questo è quanto dicono gli esperti, del coronavirus possa portare a danni a polmoni, cuore e cervello. Un allarme degli pneumologi: il 30% di chi ha avuto il Covid diventerà malato cronico, e a rischio sono anche i giovani. Secondo l'OMS, intanto l'epicentro della pandemia si è spostato in America Latina. Il governo sta valutando la riapertura rispetto agli spostamenti tra regioni, che dovrebbe avvenire il 3 giugno, ma questa potrebbe in realtà essere rimandata in altre date, perché si valutano velocità diverse concordate con governatori. La chiusura delle regioni del nord, ovviamente quella a più alto rischio, potrebbe essere prolungata di almeno una o due settimane. Oltretutto l'OMS è tornata ad ammonire molti stati che potrebbero far fronte a nuovi picchi di epidemia in caso di riaperture troppo rapide. Poi c'è una notizia di cui parliamo e commentiamo anche sul nostro quotidiano Parole di Management questa mattina, perché lo screening lanciato dal Ministero della Salute con la Croce Rossa Italiana è iniziato con il flop. In pratica il 60% delle persone che sono state selezionate perché rappresentano un campione rappresentativo, il 60% di queste persone ha rifiutato di fare il test, di sottoporsi al test. Il bilancio della prima giornata di questa campagna, dove ci sono 700 volontari della Croce Rossa Italiana impegnati, dice appunto che appena il 25% di chi è stato contattato ha accettato senza tentennamenti, mentre un 15% si è mostrato indeciso, e dei 60% sono pochi quelli che hanno detto che ci stanno pensando e probabilmente saranno decisi ad aderire a questa iniziativa. Ecco, in un paese in cui per più di due mesi, quasi tre mesi, abbiamo visto tantissime polemiche, abbiamo letto polemiche di chi invocava test sierologici, tamponi a tappeto, insomma fa quantomeno pensare questo scenario, dove a fronte di uno screening che dovrebbe aiutarci, secondo quanto dice il ministro della Salute Speranza, ad capire qualcosa in più di questo virus, che dobbiamo ammetterlo conosciamo davvero da pochissimo tempo, ecco, dicevo che fa comunque pensare al fatto che ci sia questo rifiuto così alto da parte di chi è stato selezionato. Tornando invece alle misure anticrisi, io segnalo la misura anticrisi che arriva dalla Francia. Macron ha lanciato il piano per l'auto con 8 miliardi di euro per salvare il settore, che ricordo essere uno tra quelli più colpiti. Si parla di finanziamenti diretti alle imprese, incentivi alle famiglie per l'acquisto di vetture. Sono 900.000 i lavoratori del settore auto in Francia, incluso ovviamente anche l'indotto. E poi è arrivato il sì da parte di Banca Intesa ai 6,3 miliardi del prestito per FCA, un prestito garantito per l'attività italiana del gruppo. In questo caso i soldi dovrebbero sostenere tutta l'intera filiera italiana dell'automotive. Parliamo di 1 milione di addetti impiegati in circa 200.000 piccole medie imprese. Ne abbiamo parlato del prestito FCA anche nell'ultima puntata di venerdì scorso di PDM Talk, però il tema ovviamente tiene ancora banco. Sì, sì, certo, hai già tracciato tutti i contorni della questione. Possiamo dire che ieri il titolo di FCA fine giornata ha segnato un rimbalzo del più 3,39%. Certo, dopo la decisione appunto di Intesa San Paolo sono previsti due ulteriori passaggi: la SACE deve approvare la garanzia pubblica
modifica la linea di credito fino all'80% e con il governo che ha permesso appunto l'operazione attraverso il decreto liquidità. Ricordiamo come il ministro Gualtieri abbia posto delle condizioni, cioè che si confermino e si rafforzino gli investimenti nel nostro paese, si mantenga l'occupazione, non ci siano delocalizzazioni, il prestito dovrebbe essere restituito nel giro di 3 anni a tassi agevolati e il finanziamento, come giustamente ricordato, è destinato esclusivamente alle attività italiane concentrate in SCA Italy, quindi a sostegno della filiera automotive composta da circa 10.000 piccole e medie imprese. Ecco, l'accesso appunto a queste di SCA, le misure decise dal governo per sostenere le grandi imprese, appunto ha sollevato nei giorni scorsi un dibattito di cui abbiamo parlato anche noi, come ricordato nel nostro PDM Talk, sull'opportunità di coinvolgere anche gruppi che di fatto hanno spostato da tempo la loro sede fuori dai confini aziendali. Tra le criticità sollevate c'è anche la previsione nei prossimi mesi, in vista della fusione di SCA con PSA, della da parte di SCA e suoi soci, il maxi dividendo da 5,5 miliardi, una cedola che, come ha dichiarato il CAN, non può essere messa in discussione, come abbiamo detto, è una trattativa cieca nella pietra. Ultimo tema, rapidissimi, riguarda le scuole, perché anche qui c'è un allarme, un asilo su tre potrebbe non riaprire, a rischio anche assistenza e dopo scuola. Il terzo settore lancia un altro allarme, il fatturato del terzo settore è calato dell'80% e poi nella maggioranza è saltato l'accordo proprio sulla scuola. Il tema scuola lo tratteremo nel PDM Talk di questo venerdì, dove affronteremo proprio un tema sicuramente all'ordine del giorno e su cui c'è davvero ancora tanta incertezza. Quindi per il tempo a nostra disposizione oggi è terminato, vi diamo appuntamento sul tema scuola al PDM Talk di venerdì, io vi do appuntamento invece con il buongiorno di Parole di Management a domani e vi auguro una buona giornata. Buona giornata, vi aspettiamo domani.